Salve ragazzi e ragazze, o quello che è. Il mio nome è Capitan Jack Sparrow. Avrete sentito parlare di me? Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e sta di nuovo piovendo che Dio la manda. Speriamo non si senta troppo. Comunque, oggi parleremo di pirati, tesori e galeoni, ma in ambito videoludico. Stavolta è il turno della mia personalissima top 5 dei videogiochi sui pirati, di qualunque genere, purché abbiano come fattore comune questa particolare ambientazione. Vi ricordo che ovviamente si tratterà del mio personale punto di vista, quindi se non includerò il vostro gioco preferito, non sarà per cattiveria, quanto piuttosto per differenza di gusti. E proprio per questo, quei geni dello staff di YouTube hanno inventato i commenti. Ma ora, iniziamo! Al quinto posto, un gioco che ancora non è uscito. Non preoccupatevi, sarà l'unico presente in questa classifica. Sto parlando di Sea of Thieves, previsto per il 2017. L'ho inserito all'ultimo posto proprio perché ancora non è uscito, e non abbiamo nulla in mano da valutare, se non hype, aspettative e qualche demo. Ma ragazzi, sembra davvero una figata. Si tratta di un classico gioco open world, con forti e marcati dettagli RPG, ma anche sandbox, dal momento che il crafting sembra essere uno degli aspetti chiave. Il tutto inserito in un'ottica adventure game in prima persona, senza contare poi la grafica, molto colorata, in stile cartone animato, davvero molto apprezzabile. Chissà ragazzi, vedremo. Al quarto posto Assassin's Creed Black Flag del 2013. Black Flag tra gli Assassin's Creed è uno dei miei preferiti, soprattutto per il suo background ambientazione. Città portuali sul Mar dei Caraibi, locande di Cuba affollate piene di gente, e vascelli molto fedeli dal punto di vista della riproduzione estetica. A giocarlo sembra quasi di finire catapultati all'interno di un film della saga Pirati dei Caraibi, con tanto di duelli e di battaglie, ma la cosa migliore in assoluto resta l'epicità degli scontri marittimi. Le battaglie navali qui sono qualcosa di fantastico, ragazzi, provare per credere. Al terzo posto, Port Royal 3 del 2012. Questo è il terzo e per ora ultimo capitolo della famosa saga Port Royal, e tra gli strategici in tempo reale è decisamente uno dei più validi. Ambientato nei Caraibi durante il XVI e XVII secolo, ci immergerà in vicende epiche ed avventurose, tra scontri pirateschi e assalti a fortezze sul mare. Un dettaglio molto interessante è l'idea di Calypso Media di combinare gli elementi di videogiochi gestionali con elementi dei videogiochi strategici a turni, per un risultato davvero davvero efficace. Al secondo posto, LEGO Pirati dei Caraibi, del 2011. Non so a voi ragazzi, ma a me i giochi della LEGO sono sempre piaciuti tantissimo, e quello ispirato alla saga piratesca più famosa di sempre non è da meno. Il gioco permette di utilizzare moltissimi personaggi della saga per risolvere enigmi e sbloccare misteri all'interno di 20 difficili livelli, e dal momento che ogni personaggio possiede un'abilità unica, sarà necessario rifare i livelli con un team diverso, per poter così completare ogni sfida. Insomma, un classico gameplay da gioco della LEGO, che può sembrare da bambini, ma fidatevi, è davvero divertente. E al primo posto, signori, Age of Pirates, Caribbean Tales, per PC del 2006. Questo gioco fu abbastanza criticato per la presenza di molti bug, ma fu uno dei miei preferiti fin da quando ero piccino. Si tratta di una sorta di RPG in terza persona ambientato anche questo nei mari caraibici. Si potrà scegliere tra due personaggi principali, Blaze Sharp, esperto cercatore di tesori, oppure Elizabeth Sharp, la sua sorellastra. Il gioco presenta il classico schema da RPG, una main quest della storia e svariate missioni secondarie sia sul mare che sulla terraferma. È indubbiamente un gioco un po' datato, ma fidatevi che un'occhiatina la merita ancora. Ecco ragazzi, il video è finito, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, se vi piace questo genere di giochi o se invece vi fa schifo. Statemi bene, cliccate sul porcione per iscrivervi se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video!